perché come sapete tutti, ieri si è verificato un vasto incendio presso l'impianto di Siderno che ha interessato l'area di stoccaggio CSS e gli scarti di lavorazione, e quindi era giusto convocare l'assemblea dei sindaci per verificare lo stato dell'arte, anche perché stamattina ci sono stati dei sopralluoghi da parte dei tecnici della città metropolitana insieme ai tecnici della regione Calabria. Ringrazio l'ingegnere Pietro Foti che è qui insieme a noi, insieme alla dottoressa Maffini che è la capostruttura dell'assessore regionale di Caprio, insieme all'ingegnere Matteis che è il coordinatore del gruppo tecnico dei rifiuti della regione Calabria. Dicevo, stamattina ci sono stati dei sopralluoghi appunto da parte dei tecnici per verificare sia lo stato appunto in cui versa l'impianto di Siderno, sia per capire l'entità del danno e quindi le conseguenze che questo ha determinato sull'impianto e sulla ovviamente salute dei nostri cittadini. Ringrazio la commissaria di Siderno che si è resa subito immediatamente disponibile perché questa assemblea potesse essere convocata in urgenza, quindi ringrazio la padrona di casa. Faccio un saluto ai neoeletti sindaci e gli auguri di buon lavoro al sindaco Rocco Celentano, al sindaco Sergio che ho visto qua in superfella, e ovviamente al sindaco Canturi che è stato rieletto. Non vedo il sindaco di Pazzano, il sindaco di Pazzano non c'è, e saluto ovviamente i consiglieri regionali Rino e Sainato che sono qui presenti con noi in questa assemblea. Passo la parola perché volevo dare delle informazioni alla commissaria di Siderno e poi apriamo la discussione. Anzi, poi diamo la parola ai tecnici. Sì, buongiorno a tutti. Purtroppo si è verificato un evento che ha una gravità inaudita, diciamo, di cui stanno accertando le cause, perché alle 17:15 di ieri ha preso fuoco c'è stato un principio di incendio all'interno del capannone maturazione, cioè dove viene praticamente trattata sostanzialmente l'organico. Unicamente mi hanno rassicurato i gestori, il personale in servizio presso l'impianto, una piccola parte di scarti di lavorazione. Sono riusciti a evitare che questo incendio si propagasse negli edifici, nelle strutture adiacenti al capannone di maturazione, grazie all'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Sono intervenute tre squadre di Vigili del Fuoco, da Siderno, Bianco e Poliscona, e due autobotti. Attualmente sono sul posto, ci siamo recati proprio tre ore fa, sul posto anche noi del comune, io personalmente insieme all'ingegnere responsabile dell'ufficio tecnico di Casazzari, proprio perché volevamo renderci conto della situazione, insieme ovviamente ai rappresentanti della regione Calabria e all'ingegnere Sol. In questo momento stanno continuando le operazioni di spegnimento, prolungheranno ancora per un paio di giorni, perché stanno facendo il cosiddetto smassamento, cioè prendono i rifiuti bruciati, li spostano all'esterno e continuano a bagnarli finché ovviamente non si generi altro fuoco. Ho parlato col comandante provinciale, con l'ingegnere Medelli, che mi ha rassicurato sul supporto possibile, dato che si dovesse rendere necessario anche con l'intervento di altre squadre che hanno peraltro lavorato incessantemente tutta la notte. Quindi l'edificio è stato messo in sicurezza, si è evitata la propagazione all'intero corpo di rifiuti indifferenziati. Quindi gli indifferenziati non sono stati toccati, e questo mi sembra un elemento importantissimo, perché voi sapete benissimo, meglio di me, che la combustione
dell'indifferenziato può generare delle sostanze tossiche, non possiamo escludere che ciò non sia avvenuto, sebbene in percentuale o in minima, almeno dalle prime dichiarazioni fatte dall'APCAL. Era presente stamattina, scusate, ma non è qui per un concomitante impegno, il direttore dell'APCAL di Reggio Calabria, la persona in prefettura, la dottoressa Cardile. Loro faranno dei campionamenti, faranno un'apparecchiatura che peraltro stanno prendendo a Messina, non avevano la disponibilità presso i loro uffici, per cui abbiamo contattato, hanno contattato, poi io ho sollecitato un'altra cosa, diciamo, cioè di avere l'esito delle analisi nel più tempo possibile, la Sicilia Messina sono andata a prendere questo campionatore ad alto volume per diossine, quindi faranno il pomeriggio, installeranno questo campionatore e faranno un campionamento che durerà 48 ore. Per le analisi si dovrà attendere che vadano in un laboratorio a Palermo e da lì avremo poi i risultati definitivi. Naturalmente questa è stata l'aspetto che noi come amministrazione comunale, cui noi ci siamo preoccupati maggiormente, rischi per la salute pubblica, quindi attenzione massima focalizzata su questo, che ci ha indotto naturalmente già da ieri a raccomandare ai cittadini di restare chiusi, tornare nelle loro abitazioni, tenere ovviamente le finestre chiuse, le porte chiuse, e non utilizzare i prodotti dell'orto, dei frutteti, laddove ne facessero un uso presso le loro abitazioni. Abbiamo ritenuto inoltre di chiudere le scuole, non è stata una decisione semplice, un po' sofferta, però alla fine ci siamo determinati in tal senso, e anche domani faremo la stessa cosa tramite un'ordinanza che sono prossima, insomma, in procinto di firmare. Fortunatamente la situazione non è drammatica, nel senso che intanto sembrano scongiurati al momento i rischi per la salute dei cittadini, questa è la cosa più importante. I danni all'impianto ci sono stati, ma alla fine la conta chiaramente la potremo iniziare a fare, speriamo lunedì mattina, quando i vigili del fuoco avranno, e occorre ringraziare forse tutti, avranno finito il loro lavoro e potremo fare una stima di quello che dobbiamo mettere in piedi per ripristinare questo impianto. Nel frattempo abbiamo ragionato e abbiamo trovato tutti assieme una soluzione che coprirà quantomeno le prossime settimane, poi le vicende legate all'evento ci diranno quanto dovranno effettivamente durare. Ci si è attivati per il conferimento fuori regione, sono stati immediatamente attivati dei canali per il conferimento del tal quale fuori regione. Più tardi vi daremo indicazioni, perché dobbiamo verificare se è possibile al momento effettuare la trasferenza direttamente su Siderno, o forse ancora in questa fase dobbiamo dirottarla su Gioia Tauro. Quindi ci sarà inevitabilmente qualche ulteriore disguido per voi, però diciamo il problema è stato affrontato anche il problema che riguarda la frazione umida. La regione si è immediatamente fatta carico di un'ordinanza che metterà al più presto per consentirci di conferire per queste settimane nell'impianto di Bazzano che già utilizziamo sostanzialmente per due terzi del fabbisogno di questa città metropolitana. Il secco, vi direi, aspettiamo un attimo lunedì e gli eventi, perché è la parte che proprio non è stata toccata e magari potremmo pensare di riutilizzarla già dalla prossima settimana. Questa è la situazione in grandi linee.
Appena oggi pomeriggio torniamo in ufficio e formalizziamo alcuni rapporti, vi daremo indicazioni più precise. Diciamo che quantomeno la fase emergenziale è stata affrontata immediatamente, di questo devo di nuovo ringraziare tutti. Poi ci vedremo più là per farvi conoscere qual è lo stato reale e i tempi, quindi, di ripristino dell'impianto per riportarlo alla sua normale funzionalità. Grazie. L'ingegner Foti e la commissaria, siamo qui per dare una mano a tutti i sindaci, per dirvi che la Regione c'è, che non vi lascerà da soli, che intraprenderà tutte le azioni necessarie affinché si possa superare questo bruttissimo momento legato a questa, all'incendio di questo impianto di trattamento. Quindi non appena ce ne andiamo, ma i nostri uffici stanno già operando, prepareremo questa ordinanza nei termini che vi ha rappresentato prima l'ingegner Foti e che dire, andiamo avanti, speriamo che questi episodi non ne succedano più, perché già la situazione dei rifiuti in Calabria ha un equilibrio molto precario e queste cose non fanno altro che aggravare la situazione. Ma torno a ripetervi, a nome dell'assessore, la Regione c'è, vi starà vicini e non vi farà mancare tutto il supporto necessario, anche economico. Grazie. Speriamo di ripartire, chiaramente dobbiamo avere il tempo di organizzare, diciamo, tecnicamente questi trasporti, quelli che c'è. No? Sì, questa è una comunicazione importante, perché noi già da ieri sera ci chiedevamo, ovviamente, oggi è stata una giornata di fermo per molti comuni, quindi... Preoccupazione per quello che è successo, per quello che c'era dentro l'impianto, e chiediamo di sapere poi, ingegnere, effettivamente come stanno le cose. Ritengo necessario poi rinviare la discussione su quell'impianto a martedì, che era già in calendario, convocato dal Presidente l'Assemblea dei Sindaci, perché in più occasioni i cittadini hanno sollecitato delle soluzioni. Io stesso ho detto che secondo me l'ampliamento di quell'impianto non deve essere fatto per una serie di motivi. Non penso che sia questo il momento di affrontare l'argomento. Oggi dobbiamo affrontare l'emergenza, ma la stiamo affrontando tutti quanti responsabilmente. E ringrazio la Regione Calabria per questa ordinanza attraverso l'assessore De Caprio, sono i consiglieri regionali che rappresentano la parte politica, il consigliere Senato, il consigliere Crino, e dobbiamo essere supportati, aiutati in questo momento, perché non possiamo diventare una discarica. Abbiamo fatto tanti sacrifici in questi mesi per garantire i nostri comuni puliti. Oggi ci preoccupa questa situazione, ma ritengo che grazie a questa soluzione possiamo dare tranquillità ai nostri cittadini. Anche noi abbiamo chiuso le scuole stamattina e ringrazio i dirigenti scolastici, perché l'abbiamo evacuata all'improvviso, quando alle 10 si è presentata sulla città una nube di fumo, e anche domani saranno chiuse, garantiamo la salute dei cittadini. Porto la perplessità di Copaio, che mi ha contattato dicendo dei prodotti, se deve essere fatta una quantità naturale o altro, io non lo so, non so dare risposte, ingegnere Foti, attento che ci sia l'indicazione, e niente. Cerchiamo appunto di prendere la strada per ritornare piano piano alla normalità, affrontando poi la discussione sull'impianto, che interessante ai cittadini che vanno fuori anche a protestare giustamente, ma in martedì pomeriggio. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, sì, saluto anche capostruttura dell'assessore regionale, i tecnici, assessore Foti, che sono intervenuti già da ieri sera per risolvere il problema. Capisco che da lunedì stiamo rimandando i comuni a lunedì, ingegnere, per cose, però tenete conto che siamo già in grave difficoltà, che non abbiamo raccolto ieri, continuiamo a raccogliere domani, dobbiamo trovare una soluzione veloce, insomma. Non è possibile che i comuni, noi, a parte le famiglie, ci sono le attività commerciali, ci sono le scuole che comunque alcune sono state chiuse, altre sono aperte, abbiamo l'ospedale, abbiamo diversi settori che non possiamo mandare in difficoltà. Quindi su questo dovete darci una mano, i sindaci possono
fare una variazione rispetto al calendario di solito per quanto riguarda gli altri tipi di rifiuti. Se per esempio domani andavamo a conferire l'umido, proviamo a conferire la plastica piuttosto che il cartone, piuttosto che gli altri, che le altre linee, giusto per non accumulare all'interno delle proprie abitazioni, all'interno delle attività commerciali, tutto questo, perché corriamo il rischio di avere tutto indifferenziato da più di una settimana. Quindi su questo, se ci può essere d'aiuto, da supporto anche come consiglio, perché è vero, ci state rimandando i sindaci a lunedì, ma con nessuna certezza, ingegnere, con nessuna certezza. E noi non possiamo, questa zona, i 42 comuni hanno fatto sacrifici enormi in questo periodo, e non solo in questo periodo, per tenere pulite le proprie città. Ci ritroviamo, non per colpa della regione, non per colpa della città metropolitana, in un, per colpa dei comuni, in una catastrofe, perché così possiamo dire per quanto riguarda l'impianto di San Leo, ma noi dobbiamo, non possiamo attendere, secondo me, nemmeno un'ora. Noi dobbiamo in questo momento, ingegnere, avere certezze diverse rispetto a come conferire i rifiuti. Quindi io ritengo che l'assemblea deve essere permanente fino a quando non sappiamo i risultati di questa. Quindi serve un comitato ristretto dei sindaci insieme col comune di Siderno, che è in collegamento con la città metropolitana e anche la regione, per aggiornare ogni momento, ogni ora, quello che sta succedendo. Noi non ce ne possiamo andare da qui dicendo lunedì ci vediamo e vediamo una soluzione. Non so che non è colpa vostra, so che non è colpa della regione, so che non è di facile soluzione, ma noi dobbiamo dare risposta ai sindaci, e i sindaci devono dare risposta ai propri cittadini. Poi per quanto riguarda invece la discussione, che poi sarà una discussione più ampia, certo deve essere una discussione solo e specifica sull'impianto di San Leo, che trova ulteriore difficoltà anche dopo questo ulteriore danno che ha la città di Siderno, ma ritengo tutto il comprensorio. Un danno che già ci aveva per altri motivi, ora ha danni diversi. Quindi mi lancio proprio un appello, sia a, so perché ho sentito la Presidente Santelli, rispetto all'ordinanza che stanno già lavorando e stanno per venire incontro ai comuni, rispetto a quanto andavamo a conferire, quindi ci faranno conferire nello stesso modo. Quindi ho sentito pure Luciano Vigna, e quindi su questo siamo tranquilli. Però non sappiamo i tempi. Non conosciamo i tempi, ci sono i tempi che dobbiamo stabilire. Non possiamo, non abbiamo la certezza, dobbiamo sapere la certezza se lunedì c'è la possibilità di partire o meno. Perché i sindaci devono organizzare, quindi devono organizzare le proprie comunità. Perché la scuola lunedì dovrà comunque ripartire, siamo già in ritardo, non possiamo far soffrire sempre le nostre scuole. Voi sapete che siamo già partiti con il ritardo per quanto riguarda le scuole, già il 24, non possiamo far perdere giorni ai nostri alunni. Il Siderno ha chiuso, Locri fa la stessa cosa per domani, gli altri comuni ritengo di no, però non possiamo sacrificare i nostri ragazzi. Anche su questo ci dovete venire incontro. Mi rivolgo in modo particolare all'ingegnere Forni, che ha una responsabilità maggiore in quanto ATO, naturalmente, come già detto da lui, la regione è stata a fianco e lo sarà a fianco da qui sicuramente anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi e anni, rispetto a quello che sarà. Io questo chiedo all'assemblea, che questa assemblea non si chiuda oggi, ma rimanga un'assemblea permanente sul fatto, e quindi dare informazione e capire come muoverci, perché altrimenti non basta un messaggio di WhatsApp, non ci possiamo riunire ogni 10 minuti, però potete riunirvi, Presidente, attraverso il comitato e quant'altro, e in collegamento, e darci la massima disponibilità da parte nostra come consigliere regionale. Ritengo di parlare e di interpretare anche il pensiero di Gianni in qualsiasi momento. Noi siamo qua e concentriamoci solo su questa problematica, su questo aspetto. Grazie alla capostruttura dell'assessore di capo per la presenza e per quello che ha fatto e che continuerà a fare. Dal signor di Grazia. Io mi associo alle preoccupazioni esternate dal consigliere della regionale, che ha fatto proprio quanto riferito dal sindaco di Rotterina. Se è vero che sono state disattivate l'intero sistema di videosorveglianza dell'impianto, la missione è estremamente inquietante dal punto di vista così dei brutti pensieri, e lì vorremmo che
restassero confinati se possibile, però di accertare che l'hanno fatto. Certamente, quanto dice Vincenzo Rughiero, quanto richiede Vincenzo Rughiero, quanto dal punto di vista della solidarietà tra i paesi della città metropolitana, deve essere tenuto nel giusto conto. L'impianto che si vengono a accolto rifiuti provenienti da Veneto, Porto Salvo, da zone, voglio dire, che da paesi che nulla avevano a che fare con la Rocride, ci farebbe estremamente piacere trovare identica solidarietà negli impianti di San Battello e anche quello di Gioia, anche se in quello di Gioia noi sostanzialmente abbiamo anche conferito per gli scarti di lavorazione, soprattutto per il CSS che andava a girare. Certamente molti di noi uscivano da una crisi terribile, fatica questa estate, dove i sindaci sono stati insultati, sono stati messi alla gogna per problemi che certamente non avevano causato loro. L'abbiamo sopportato, stavamo superando il problema, sopporteremo anche questa situazione, non vorremmo però cadere nella identica situazione di quest'estate. Sarebbe veramente esasperante, diventerebbe un problema di ordine pubblico che probabilmente non riusciremo a leggere. Grazie. Allora, intanto a me non risulta, ma potrebbe essere un elemento di conoscenza per un po', perché stamattina nell'immediatezza ci siamo occupati di altro. Io delle telecamere non so niente, non conosco l'origine e lascio il lavoro ogni volta a chi ha la competenza per farlo. Non mi esprimo neanche, se non per riportare parole, come poco fa ha fatto la dottoressa Mulè, sull'aspetto inquinamento. Abbiamo per il momento semplicemente riportato i risultati delle analisi che sono state compiute dai vigili del fuoco e delle valutazioni preliminari di tecnici che hanno ipotizzato, le analisi daranno la conferma o la smentita, che non ci sono i presupposti per pensare ad un inquinamento che possa causare problemi alla salute delle persone. Questo è il primo aspetto. L'altro aspetto riguarda invece il problema in sé. Allora, vorrei che fosse chiaro una cosa, quantomeno dall'1 gennaio, non parlo di prima, gli impianti non sono di un ambito, ma sono dell'ambito Reggio Calabria. Fate parte di uno stesso destino, pagherete anche se magari qualcuno conferisce presso impianti più costosi alcune frazioni, pagherete la stessa tariffa, quantomeno diciamo ripartita secondo criteri che non sono quelli del costo effettivo dell'impianto. Tutti quanti conferite il CSS a Gioia Tauro. Va bene, qualcuno è andato a conferire l'umido da un'altra parte. Non è che non vogliamo pensare, sarebbe stata la soluzione migliore e chiaramente immediata, portarvi a Gioia Tauro o a San Battello, è che San Battello oggi ha problemi superiori a quelli di Siderno, al netto dell'evento di ieri, e che anche Gioia Tauro è un impianto purtroppo in sofferenza. Non l'ho detto prima, ma diciamo combinazione nei giorni scorsi e adesso è stato accelerato anche con il supporto della regione, stiamo cercando di risolvere il problema di questi impianti legato alla, diciamo, come sapete, alla criticità del conferimento degli scarti. Quindi speriamo che andare fuori duri meno del previsto. Noi intanto abbiamo messo in campo una soluzione che in ogni caso vi dovrebbe garantire di poter conferire regolarmente l'indifferenziato. Se poi riusciamo a risolvere le altre criticità, chiaramente non vogliamo per forza spendere di più,
e in ogni caso il costo in più alla peggio verrà ripartito tra tutti i comuni del Lato. Questo principio di solidarietà e di comunità è chiaro, diciamo, nello spirito proprio della legge, quindi non sarete trattati diversamente. La Regione ha detto pure che in qualche modo ci verrà incontro per quello che è possibile, quindi mi sembra che le azioni siano state messe in campo. Sulla certezza di lunedì non è che non ve la vogliamo dare, è che chiaramente stamattina abbiamo preso cognizione del problema, subito si è attivata, diciamo, la macchina per cercare di risolvere il problema, e soluzioni diverse di queste non ce ne stanno, perché in ambito regionale non abbiamo possibilità al momento di conferire tal quale. Magari è capace che tra una settimana alcuni scenari possano anche cambiare, e con la Regione cambieremo chiaramente strategia. A nessuno piace spendere di più, questa è la situazione. Oggi pomeriggio o appena è possibile vi daremo la certezza di quello che è possibile per il differenziato, e appena la Regione ha emanato l'ordinanza avremo il via libera anche per l'umido. Per il secco aspettiamo il sopralluogo di lunedì per vedere se i vigili del fuoco quantomeno, diciamo, ci danno la possibilità di lavorare nella parte dell'impianto che tratta il secco. Voglio dire, ieri la giornata di conferimento si è svolta regolarmente, che io sappia, perché dice che per una fine giornata. Si tratta di due giorni d'inverno, anche venisse il terzo non è la fine del mondo. Abbiamo superato in questo territorio, grazie alla collaborazione e all'iniziativa di tutti, i periodi anche peggiori. Se poi riusciamo per lunedì, penso che sia un risultato quasi inaspettato, un miracolo dovuto anche a qualche elemento di fortuna forse che c'è stato, e devo dire sul fatto che subito si è affrontato tutti insieme il problema. Speriamo di darvi risposte da lunedì. La ditta locale che deve effettuare i trasporti è già, si sta già organizzando per lunedì, ci manca la formalizzazione con gli impianti di destino, tutto qua, che non so se riusciamo a fare oggi pomeriggio, domani mattina speriamo di sì, siamo alla Regione. Dovesse esserci un lunedì di fermo, non mi pare che sia la fine del mondo. Sono sicuro che, come in altri casi, saprete sopperire a questa, devo dire, piccola emergenza. Vedete che da altre parti magari voi avete patito quest'estate, ma vedete che c'è un territorio, diciamo, ci sono parti del territorio che hanno sofferto più di voi. Voi avete sempre avuto l'umido, voi avete sempre avuto l'indifferenziato, voi avete la fortuna di avere il trattamento della frazione secca. Su tutto il territorio non è stato così, quindi dico, alla fine questo impianto, per quanto in discussione, è, diciamo, una risorsa, è stata in questi anni una risorsa. Peccato che proprio oggi che stavamo intravedendo da qua a una, due settimane l'uscita dall'emergenza, diciamo, dell'intero territorio, si è verificato questo episodio che ci fa di nuovo precipitare in emergenza, perché si tratta dello smaltimento attualmente di quasi il 40% dell'indifferenziato del territorio. Quindi dove portiamo da una parte all'altra è solo secondo necessità e con il principio che siamo un ATO e non l'unione, diciamo, di comuni di varie zone, altrimenti questo mi pare che è un principio che deve essere chiaro a tutti, è quello che ci deve guidare. Quindi, però credetemi, non mi aspettavo, peggio presso l'impianto, e non mi aspettavo neanche, e ringrazio di questo tutti, di avere delle soluzioni, tutto sommato vorrei dire immediate, se conosciamo i tempi della burocrazia, così a portata di mano. Grazie.